Ciao a tutti, sono Mario Cuccione, adesso facciamo la treccia della provvidenza. Questo grano si chiama margherito e si prendono 13 spiche per ricordare Santa Lucia, oppure 19 per ricordare San Giuseppe e 25 Natale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, quindi sono 19 spiche. Ricordiamo San Giuseppe. Sono state bagnate e si inizia quello più lungo. Così. Fanno tre giri, poi queste qua si scendono giù a uno a uno, uno, ok, vanno bene così. E poi si gira ancora di più. Adesso stiamo facendo la parte iniziale. Ora si prende uno qua sopra, uno sotto, questo è una parte. Questo va così e questo si gira. Poi se ne prende un altro, questo va sopra, sale e scende così. Questi possiamo fare a tre così, questo va sopra e sotto e gira, poi si fa così, uno e due, questo va giù, sopra e sotto, questo sopra e questo va sotto, così sempre. Treccia della provvidenza che si regalava alle donne appena sposate, che la massima provvidenza sono i figli. Qua si vede il tipo di nota, questo. Adesso voglio far vedere un passo importante. Adesso questo qua muore e se ne prende un altro. Per esempio questo qua, così, questo scende, prendiamo questo nuovo e giriamo. Ora qua possiamo chiudere, facciamo un giro, questo si scende così, questo ci va di sopra e chiudiamo, questo chiude pure così e questo si chiude così. Ora possiamo fare un altro giro così.
penetri. Questo adesso muore, ne prendiamo un altro. Noi prendiamo quello più vicino. Questo qua, questo scende, si stringe e questo prende il suo posto. Adesso facciamo a chiudere. Posso decidere anche di chiudere, si può fare anche lui. Adesso noi facciamo l'ultimo giro e chiudiamo. Il lavoro che facevano solamente i maschi, anche qualche donna lo sapeva fare, ma di più le maschere, le trecce della provvidenza, dell'abbondanza che portano benedizione. Raffia naturale e chiudiamo qua, facciamo un semplice nodo. Questi si tagliano, si possono tagliare tutti, così non ci vedo. Abbiamo fatto la treccia della provvidenza. Ciao.